Buongiorno, buona domenica. Scusate la faccia, ma mi sono appena svegliata. Le bimbe stanno dormendo perché in realtà si sono svegliate mezz'oretta fa, poi si sono riaddormentate. Io adesso sto in realtà scaldando la pappa per Maya qua sul fornello perché non avevo ancora comprato un microonde. E ho già sfamato le gatte, quindi gatti e cani a posto, tra poco, e faccio colazione io, così magari mi riprendo un pochettino. Stamattina ho voglia di banana pancake, quindi adesso vi faccio vedere come li faccio. Premettendo che io ormai vado a occhio, quello di cui abbiamo bisogno è sicuramente una banana molto matura, un po' di farina, un uovo, latte e io ci metto dentro anche le gocce di cioccolato. Mi ero scordata che in realtà ci vuole anche un cucchiaino di bicarbonato e lo zucchero, che io però non ho, quindi adesso vediamo come fa. Adesso faccio riposare, ma giusto qualche minuto, la pastella nel mentre che si scalda a fuoco basso la pentola. Non metto né olio né niente. Nel frattempo vado a sistemare un po' di casino che c'è su questo tavolo. Lasciamo perdere il resto della casa, ce ne occuperemo dopo, però almeno il tavolo per fare colazione. Thank you.
io la colazione l'ho finita, sono le 8, quindi sono stata anche abbastanza veloce nella cucina tutto sommato. Col fatto che abbiamo sistemato la stoviglie un po' meglio, adesso ho una lavatrice già carica di pannolini che avevo sciacquato ieri sera. Adesso la mando. Ho comprato questo, l'ho già usato una volta e mi piace. Bisogna mettere proprio poco prodotto. Con i pannolini lavabili non si può usare l'ammorbidente, se no fanno tipo di cerata e non assorbono più niente. Quindi proprio poco poco. E rimando, faccio solo lavaggio perché oggi è una bella giornata, li faccio asciugare poi sullo stendino. Tanto un'ora e mezza. Sì, scusate, è un secolo che devo appendere questo. Oggi non ce la farò comunque. E faccio sintetici che è massimo 4 kg, ma in questo caso abbondantemente 40 gradi, 1200 giri. Io faccio poi il rapido, lui calcola il peso di quello che c'è dentro e aggiusta l'orario, perché normalmente sarebbe 1 ora e 35, però adesso vede che c'è meno roba ed ecco qua. Io non so se vi può interessare la recensione di questa lavasciuga, io mi sto trovando molto bene, però se volete vi faccio una recensione e ve la spiego un po' meglio. Una cosa che non vi avevo mai fatto vedere bene è il giardino, un po' perché era inverno, un po' perché era sempre buio. Questo è il nostro giardino. Adesso non apro la finestra perché ho dietro la gatta, anzi le gatte, e tendono a voler uscire, non sono vaccinate, quindi preferisco evitare. Quelle sono le primuline che abbiamo piantato l'altro giorno con Lidia, e là dietro adesso non si vede, c'è anche un garofano. Lì invece, aspettate, vediamo se riesco a fare uno zoom. Vediamo dove sei. Mi sa, rimane proprio dietro il palo. No, di fianco il palo. Lì. Esatto, aspettate, che vi faccio vedere. Dove? Lì, esatto, lì c'è il rosmarino che ho piantato ieri. Ieri abbiamo piantato il rosmarino. Questa mattina aspetto i miei suoceri verso le 10 che mi portano il letame, così posso vangare tutta quella striscia. Vediamo, tutta questa striscia qua, e concimarla col letame, e poi nei prossimi giorni piantare, anzi se riesco già stamattina, non so con le tempistiche se ce la faccio, voglio piantare le patate. E poi vorrei andare a comprare delle piantine di carote, perché le carote hanno i semi piccolissimi e è difficile riuscire a farle crescere bene, quindi vorrei andare a prendere la piantina già pronta e l'insalata, e piantare carote, patate e insalata e vedere cosa viene fuori. Per chi è esperto di giardini, mi date qualche consiglio? Quel barbecue andrà via, anche quelle due cose lì di legno. Mi date un consiglio su come organizzare il giardino? Cioè, la parte più soleggiata è quella che diventerà orto, e quello sicuramente. Per il resto non sappiamo eventualmente se rimuovere le piastrelle qua davanti, se piastrellare magari questo angolo, che è quello un po' più umido, quindi anche l'erba non dovrebbe venire benissimo. Vorremmo fare sicuramente erba un po' qua davanti, e qua a sinistra togliere le ortensie, tutto quell'angolo lì lasciarlo in realtà come, diciamo, sgambamento per i cani, perché non voglio che sporchino in tutto il giardino, sinceramente. Perché poi voglio poter lasciare fuori le bambine che giocano, e non sempre ho tempo di uscire con loro, e non mi va che, insomma, mettano le mani nella terra dove loro fanno pipì e cacca. Quella pianta là, io non ero tanto della quale, in realtà mia suocera mi ha detto che è una bella pianta, molto gialla, molto bella l'estate, quindi penso che la lascerò. Però volevo qualche consiglio su che cosa piantare ornamentale, magari qua intorno, non lo so. Se avete idee, scrivetemele pure qua sotto.
Bambine? Dove sono le mie bimbe? Lidia? Rebecca? Dai! Mentre le bimbe disegnano, che hanno dovuto disegnare, è arrivata la suocera, però volevo farvi vedere un attimo i lavori del bagno, come stanno procedendo. Chi mi segue su Instagram sa che stiamo rifacendo il bagno. Adesso ho svuotato il vasino di Lidia e lo preparo qua per stasera. Se vi faccio vedere il bagno prima di metterci all'opera col giardino. Qua deumidificatore e finestra aperta per asciugare. Ieri i muratori hanno rasato. Qua è dove non andranno le piastrelle, dove è tutto bianco, mentre lì andranno le piastrelle, non aveva senso rasare. Quindi comincia a prendere forma. Queste sono le piastrelle, queste e quelle, poi vedrete. Insomma, comincia piano piano per sabato, è in previsione la messa delle piastrelle. Ok, andiamo, andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare. Prendiamo la pala. Questa, tu devi solo venire a vedere cosa fa mamma. Allora. Insieme, insieme. Abbiamo vangato, concimato, abbiamo piantato le patate. Adesso sono già le 11:05, Rebecca non ce la fa più, cucciola. Ci prepariamo, cioè in realtà vado a fare la doccia a mia mamma per via del bagno e andiamo a mangiare da lei, poi io dopo devo subito andare a lavoro, quindi poi le bimbe rimangono con lei e io torno a stasera. E amore, dopo sì. No, non piangere. Adesso andiamo dalla nonna a mangiare, non pensare che mamma va a lavoro. E niente, sono molto soddisfatta dell'orto perché non l'avevo mai fatto, quindi insomma. Le bimbe dormono finalmente, sono le 21:36 per l'esattezza. Io ho quasi finito di editare questo vlog, manca giusto questo pezzettino che sto registrando ora. Lo scarico, lo attacco al resto del vlog. Sono così stanca che non riesco a pensare a un termine più tecnico, per quanto non sia assolutamente tecnico, attacco. Comunque, la giornata di oggi è stata breve praticamente. Avete visto una morning, una Sunday morning routine, perché io poi oggi pomeriggio ho lavorato e vabbè, stasera sono corsa a prendere le bimbe, poi sono tornate a casa e si sono comunque addormentate a un orario decente, appunto.
e finisco di editare questo vlog, poi penso che mi metterò a letto. Vorrei leggere un po' il libro. Sto leggendo la biografia di Michelle Obama, scritta molto bene per ora, e mi sta piacendo, quindi magari leggo qualche pagina e poi nanna, perché domani mattina alle 5 suona di nuovo la sveglia e domani è una giornata lunga e per alcuni versi anche un po' importante lavorativamente parlando, quindi sono abbastanza contenta per domani e voglio affrontarlo un po' al meglio.